È stata una vera e propria strage quella avvenuta nel piccolo ranch di San Cataldo. Il luogo, oltre a essere maneggio, presenta un piccolo zoo nel quale sono presenti, tra gli altri, capre e daini. Proprio queste ultime due specie sono state l'oggetto della razzia da parte del branco di lupi, con oltre 10 capi uccisi, addirittura due daini portati via scavalcando un muro di oltre 2,5 metri. Hanno saltato questo muro di cinta. E hanno saltato, hanno continuato a camminare sul muro, sono scesi, hanno ammazzato gli animali che li servivano, quindi parliamo di... Noi abbiamo ritrovato solamente 7 capi, però ai conti ne mancavano 15, 16, cioè alcuni li hanno portati via, altri li abbiamo ritrovati all'esterno, tra cui daini, mufloni e caprette tibetane. Alcuni li hanno divorati totalmente, c'era un daino dove praticamente era rimasto solo la testa. Altri invece l'hanno semplicemente sventrati e lasciati a terra. Sul muro ancora ci sono tracce di sangue, comunque abbiamo provveduto mettendo una recinzione elettrica per cercare di proteggerci. Non ce l'aspettavamo onestamente. Bisogna fare qualcosa perché non si può immettere un predatore senza le sue prede. Quindi è normale che vanno ad attaccare tutti gli allevamenti di piccola media taglia. Attaccare dei daini vuol dire che era un gruppo abbastanza grosso, perché il daino è molto veloce. Posso capire la capretta, ma non il daino. E adesso abbiamo preso subito seri provvedimenti, abbiamo inserito delle recinzioni elettriche, poi abbiamo i nostri cani da guardia che per fortuna dove possono agire, agiscono e sono stati fantastici, anche perché penso li abbiano messi in fuga loro abbaiando. E quindi adesso credo non tornino più, soprattutto per la recinzione elettrica che abbiamo inserito. E poi abbiamo giustamente la recinzione esterna, è alta 4 metri e poi scende circa un metro sottoterra, quindi non dovremmo avere più problemi.